parte, peppa peppa parte, call in action, vai. Allora, connettetevi tutti, maledetti che siete in vacanza, la stanza dello spirito e del tempo, i Limba and Friends, presentano questa sera insieme a altri ospiti che adesso arrivano immediatamente. Provo a aggiungerli io, se no potete fare tranquillamente richiesta. Questi ancora c'è, ecco, magari togliamolo questo. C'è ancora il... Facciamo così. C'è il tutorial, ancora non si leva. Fine, finalmente. Cioè, è incredibile. Ancora il tutorial. Allora, l'invito io. Vediamo un po'. Questa sera parliamo di Thor Love and Thunder, che abbiamo visto al cinema una settimana fa. Televisiva di Disney Plus, Miss Marvel. Allora, cominciamo intanto da Thor Love and Thunder, mentre aspettiamo gli ospiti. Ragazzi, intanto qua dentro fa un caldo micidiale. Sembra di aver acceso il termosifone. Fantastico. Sicuramente ci state seguendo invece dalla spiaggia, voi che siete in vacanza, maledetti, maledetti bastardi. Allora, e poi abbiamo anche Brix. Adesso vediamo. Io intanto li invito, poi vediamo se. Oppure se non riuscite a entrare. Io vi ho invitato. Se non riuscite a entrare, fate la richiesta. Ed attenzione! Brix! Attenzione! Aspetta che mi metto solo le cuffie. Certo, benvenuto, benvenuto Brix. Ciao, ciao Allora, ragazzi. tu sei è la prima volta che sei ospite di Limba and Friends, sono contentissimo. È un Sì, piacere. esatto. È un piacere anche per tutti i cavalieri che sono qui dietro. No, guarda, è sempre uno spettacolo vedere quella scena dietro di te. Tanto, tanto sudore, sangue, soldi e la pazienza dei miei genitori che per Immagino. 20 anni l'hanno avuti dentro casa e non sapevo più dove Io metterli. li avevo venduti e adesso mi mangio le mani perché puoi capire. Anche io Puoi tante volte capire. alcuni l'ho venduti, però non me Prime. ne pento perché erano dei doppioni, insomma. E quindi potrai ben capire che quando ce n'hai così tanti, qui ho scatole su scatole, non so più dove metterle. No, cioè, sembra un negozio, sembro. Il discorso sai qual è? Allora. Che se adesso vedi i prezzi di quelli che avevamo, cioè che personalmente io avevo quando ero piccolino, mi divento matto. È vero, sì. Mi divento Adesso matto. ci sono dei. Hanno dei prezzi che stanno anche un po' troppo, però se sono così rari, giustamente se Poi li per fanno carità, pagare. io essendo in quanto bambino ci giocavo, quindi sarebbero. Comunque sarebbero in uno stato pietoso in questo momento, perché comunque andrebbero tenuti bene nella scatola, però Guarda, sai. io avevo la prima, quelli vintage, che adesso vengono chiamati vintage, che erano quelli bruttissimi, quelli la prima. Le prime cose che sono uscite negli anni Ottanta, che ovviamente non avevo la cura che ho adesso, che ho avuto dopo, e quindi sono distrutti. Anzi, penso pure di averli messi in una scatola, non so dove, la devo ritrovare. Comunque, invece, gli altri, quando sono ripartiti nel 2001, quando sono arrivati i Midclot, che sono questi qui, questi fatti meglio, con. Ok, E aspetta, questi qui grande. invece mi sono tenuto tutte le scatole. Mi sono tenuto tutte le scatole proprio per un giorno, se puta caso vado in rovina, tipo, che ne so, arriva il Covid, ecco, per esempio, arriva una cosa tipo, una cosa impossibile, il Covid, e. Hai un fondo pensionistico. Esatto, io ci ho pensato veramente in questi 2 anni, a un certo punto me li guardavo con gli occhi lucidi, dicevo, penso che sia arrivato il momento che voi. E invece poi ho resistito fino all'ultimo, Ma hai adesso fatto bene. non mi serve più di venderli. Io Allora adesso io. ne ho comprati un paio, vabbè, Scorpio, perché comunque mi piace, non è il mio segno, io sono pesci, quindi puoi capire. Anch'io sono pesci, Dai, ecco, grande. ecco perché compriamo altri segni. Ecco. Esatto. Abbiamo penato le pene dell'inferno per vedere la 12ª casa che in Italia non Guarda, ci faceva vedere, arrivata ogni questa volta cosa, che ho detto, parlo delle ok. 12 case, ripeto sempre la stessa cosa. Non solo abbiamo aspettato 12 case per arrivare a Fish, ma ogni volta che si arrivava alla quinta casa di Leo, ricominciava tutto da capo. Quindi è No, stata infatti. veramente una tortura arrivare alla 12ª No, casa. infatti, io pregavo, finita quella puntata lì,
detto giorno dopo, ho detto dai, giorno dopo Pegasus l'Invincibile, ma vaffanculo. E così per anni, per cinque anni consecutivi, eh? Sì, 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 esatto. E poi arrivata la dodicesima casa, vabbè, tutti i miei... Esatto, per avere questa sorpresa che, fra l'altro, ogni volta che uno dice che ci è rimasto male nel vedere Fish, viene preso subito per omofobo. Dice, ah, tu sei contro gli omosessuali. No, no, non c'entra niente. Esatto, esatto. Non c'entra niente. Esatto. Io mi aspettavo da ragazzino, adesso ovviamente lo metto in un altro contesto, ma da ragazzino mi aspettavo l'ultima casa come, no, da qui non passerà mai nessuno. Esatto. Cioè, se sei arrivato fino a qui, vuol dire che l'ultima casa è proprio quella definitiva. Cioè, se sei riuscito ad arrivare, morirai adesso. E invece no. È facilissimo passare la dodicesima casa. Ci siamo trovati uno che lanciava le rose e ha detto va bene così. Okay. Non solo, ma poi se ti ricordi bene anche Castelli e Tisifone stanno sulla scalinata, quindi non serviva fare le 12 case. No, vabbè, poi lì se vogliamo parlare dei programmi, qua ci passa la notte. Quelle maledette hanno passato le 12 case indenni. Ma la stessa Lady Isabel le fa in 3 minuti, le fa. Loro ci hanno messo 12 ore, lei la fa in 3 minuti così, saltellando. Senza neanche correre, passeggiando. No, esatto. Fantastico. Adesso mi sto riguardando Nettuno, perché vabbè, come ti ho detto ieri nell'audio, ho tagliato molte cose, non c'avevo proprio voglia. Però guarda, poi adesso noi stiamo facendo una puntata, vediamo una puntata ogni 2 settimane insieme, quindi probabilmente quando arriveremo alle 12 case tu avrai 2 figlie che faranno il militare, quindi c'è tempo. Li faccio vedere. Esatto, c'è tutto il tempo per farle vedere a tutti quanti, però ecco, poi quando le faremo io te lo dico, e le puntate più belle ti dico guarda, guardiamole insieme. Oppure ci sarai proprio tu in live. No, ma io sono aggiornatissimo, siete alla quinta mi pare, quindi bravissimo. Sì. Adesso ci fermiamo per agosto, perché non certo. Andiamo a riposarci, andiamo in ferie, però poi a settembre torniamo. Senti Bricks, vai. Io non riesco a far cioè nel senso, stiamo aspettando Simone. Ah, eccolo, aspetta, okay. Forse ora partecipa, forse sta... Attenzione, rullo di tamburi, che sta arrivando Simone di Mindworld. Eccolo, eccolo! Buonasera, che trascritto, partecipa, ho chiesto così, salve, buonasera. Ciao Simone! Ma scusa, io te l'ho mandato l'invito, l'hai visto? Non mi è arrivato, ma non ho capito perché. C'è qualcosa che non va, perché ogni volta che faccio io l'invito a chiunque, non arriva. Infatti chiedo sempre di chiedere la partecipazione direttamente voi. Tra l'altro, no, adesso stavo... Sì, prego. Ci sta raggiungendo anche un altro amico dei Limb and Friends, che mi richiesta di partecipazione al tuo video in diretta, ma a me non mi appare niente. Quindi, cioè, forse visualizza. Attenzione, rullo di tamburi! Attenzione, eccolo, adesso si farà una parte nera, eccolo, yeyo! Ciao. Allora, ve lo presento ragazzi, lui è Valerio. Ciao Valerio. Ciao ragazzi, ciao. Vi dico solamente che abbiamo fatto le elementari e le superiori insieme. Questa era una notizia che do sempre, per far capire pure quanto siamo anziani, Quanto siete amici, dai. Allora, innanzitutto un applauso alla maglietta di Brix, che è strepitosa. Okay, l'ho messa a tema. Mamma mia, strepitosa. Allora, purtroppo noi abbiamo i minuti contati e dobbiamo parlare di due cose importantissime. Ti posso dire una cosa prima? Certo! Sono arrivato adesso. Io c'avevo tutti i Cavalieri dello Zodiaco, mio padre me li ha buttati. Allora, no. Terminiamo immediatamente la diretta qui, no. E adesso io vado a casa di tuo padre. Scusate, devo andare. Madonna, non lo posso neanche sentire, mi è venuto un tuffo. Cioè, buttare.
Ma come mai? Cioè, no, ma tu non ti sei ribellato a Coa? Ma non lo so, non lo so. Ma tu non ti sei mai ribellato? Però li tenevo malissimo come tu tenevi i primi, perché erano così, I primi purtroppo venivano tenuti male perché non sapevamo poi il valore che avrebbero avuto. Esatto. Mia madre ha buttato tutti gli album delle figurine, quello praticamente, cos'era, Tartarughe Ninja, ma sai quegli anni 90, 95, cioè che oggi avrebbero avuto comunque un valore. Ma che scherzi, io non me li sarei mai venduti. I giocattoli di Street Sharks, distrutti, buttati. Dai ragazzi, Master, sì. Cioè, se uno avesse tenuto... Io sono andato oggi sul AliExpress, facciamo la pubblicità perché tanto il direttore di AliExpress ci segue sempre. E... Un saluto al direttore di AliExpress. Sono andato sul... e ho cercato Battlecat, perché io amavo... Battlecat, perché era un po' quello che mi immaginavo di essere, nel senso un timidone, un represso, però se al momento giusto venivo trasformato era una bestia. Allora esistono anche delle magliette, infatti me la comprerò, andate a vedere pure voi, perché Battlecat è un personaggio eccezionale. Kringer poi, fra l'altro, da non trasformato. Ragazzi, abbiamo minuti contati, abbiamo delle cose cicciose di cui parlare. Allora, innanzitutto vi dico una cosa. Yeyo purtroppo non ha visto Miss No, Marvel. Non è vero. Non è vero, me l'hai chiesto 4 giorni fa, adesso mi sono... ti sei messo all'opera, bravissimo. Ma non ci ho capito niente, perché con mio figlio accanto non si capisce niente. Guarda, in realtà non hanno capito niente neanche i direttori e i registi, però adesso... Ma adesso tra l'altro ho scoperto che ho saltato una puntata, perché loro sono andati avanti, mia moglie e mio figlio, mentre io non c'ero. E... Ma non... non è cambiato non nulla. Non ti preoccupare. Esatto. Potevi anche inserire... Potevi anche, in mezzo potevi anche inserire una puntata di Moon Knight, era uguale. Cioè non, però io partirei da Thor, Love and Thunder. E visto che Simone mi è entrato in concomitanza con Yeyo e me lo sono perso un attimo, io comincerei con dare la parola proprio a Simone. Considerazioni generali. Allora, in generale, può essere questo... il Batman e Robin dell'MCU? Molto probabile. Perché io effettivamente da piccolo ho guardato Batman e Robin, l'ho adorato, ma immagino a volte, no, come si sarà sentito un adulto dell'epoca che se andava a vedere un film di Batman, no, veniva da quelli di Tim Burton, no, e si ritrova questa cosa che effettivamente era molto camp, molto per bambini. Io ho avuto questa, nonostante che io ho riso, cioè devo confessarlo, a me tutto quello stile casciarone mi è piaciuto tantissimo. Il problema è che mi sono reso conto, cavolo, ma questo, cioè, era bello quanto un film alla scary movie di pallottole spuntate, super hero movie, però mi sono detto, ma questo è un film dell'MCU, dovrebbe essere serio, così non ha la coerenza, io non ci sto credendo a quello che vedo, cioè se fosse un film parodistico andrebbe bene. Ma visto nella continuità dell'MCU suona tantissimo, per farla breve. Allora, considerazioni generali di Brix. Ma allora, io al primo tempo volevo morire, cioè volevo proprio morire. Cioè, nel senso... il primo tempo ho detto no, non è possibile, cioè avevo letto che comunque era sulla falsa riga di Ragnarok e quindi... uno andava già con la paura, però c'era a ogni momento che poteva essere comunque carino, alla fine c'era la battuta, cioè, e poi te la riproponeva sempre, questa battuta sempre. Non lo so. Il secondo tempo poi si riprende, perché comunque alla fine diventa un po' più serio, c'è comunque Christian Bale che prende un po' di più la scena nel combattimento, la malattia di Jane, un po' si riprende, però ok. Vi dirò, non mi è dispiaciuto, perché comunque alla fine non è un brutto film, ma se uno si aspetta un film su Thor come si deve, o comunque io non me lo aspettavo così, cioè non lo voglio così Thor, ecco, voilà. Ci può stare ci può stare l'ironia, ci può stare la battuta, ci può stare tutto quello che vuoi, perché comunque è pur sempre un film per appassionati, per chi legge i fumetti, ma anche soprattutto per bambini, quindi... ci può anche stare che deve essere un po' più cacciarone, un po' più simpatico, però così è veramente troppo, cioè secondo me è tanto.
però purtroppo Ragnarok in America è andata bene ed è giusto, tra virgolette, che l'abbiano rifatto così. Sta andando bene anche questo, tra l'altro. Sta andando bene anche questo, quindi finché Chris Hemsworth farà Thor, e ce l'ho, secondo me, lo vedremo ancora per anni e anni, perché finché se il fisico glielo permetterà, lui sarà Thor, l'andazzo sarà questo qua. Però se io però penso al Thor di Infinity War, quello è tutto un altro personaggio. Adesso ne parliamo, adesso andiamo sì. Un po' più nello specifico. Yeyo! Allora, innanzitutto ti ringrazio perché già so quello è la prima dirai. Volta, è la prima volta che mi inviti per un Marvel e mi inviti su questo, vabbè, sorvoliamo. lo sapevo. E allora, come ti ho già detto, io tutto il film mi sono aspettato che uscissero fuori Tullio Solenghi, Massimo Lopez, così, insomma. Una forse sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio. E una parodia, pure per me una parodia è stata. E devo dire che Ragnarok a me è piaciuto, a me piace, l'ho visto varie volte, quindi lo vedo in modo diverso rispetto a questo. Questo non mi è piaciuto per niente, quasi per niente. Come, scusate, ma non mi ricordo i vostri nomi. Come dicevate, la seconda parte è un po' meglio, soprattutto quella in bianco e nero, cioè con i colori molto cupi, quella sì. Però all'inizio, e poi quando è arrivato Russell Crowe, cioè no. Neanche a mio figlio di 5 anni è piaciuto, ecco. Allora, come adesso tu hai citato tuo figlio di 5 anni, io ho portato Greta che ce n'ha 10 e effettivamente ci siamo divertiti tanto. Allora, a me questo genere bisognerebbe fare un discorso gigantesco, perché dove si inseriscono ormai questi film? Quali sono i film seri della Marvel? Un Black Widow è serio oppure è un film Marvel? È un genere gigantesco, cioè ormai è una casa di produzione che fa un po' come gli pare sui generi, no? Non riesci più a dare un senso. Thor, ovviamente, come diceva Brix prima, adesso ha un suo filone, perché è il filone che ha vinto, nel senso che in Thor 1, Thor 2 e Thor... Vabbè, Thor 1 e Thor 2, perché Thor 3 è Ragnarok, Thor 1 e Thor 2 non sono andati bene, e lì c'era un Thor più serio. Questo dopo Ragnarok, a me Ragnarok è piaciuto, mi ha divertito, e ogni volta che lo vedo mi diverto. Questo mi è piaciuto, mi ha divertito, più o meno sono le stesse battute di Ragnarok. Ovviamente lui ormai è il personaggio Thor è spinto al comic relief, non c'è niente da fare, ormai questo è il personaggio che ci ha rifilato. Però in più a Ragnarok, a me, e poi vado, e così vado sul finale, e così mi date anche le vostre impressioni, invece mi ha dato molti il finale è stato più sentimentale di Ragnarok, cioè io ci ho visto qualcosa, il fatto che lui diventa papà sul finale, e poi lo chiama zio Thor, però a me mi emozionò tantissimo. Cioè la scelta che fa il villain di non, come pure lui immaginava, di uccidere tutti gli dèi adesso che aveva la possibilità, ma di far resuscitare la figlia, e automaticamente sapendo che lui stava per morire, e quindi per darla in adozione, per dargli una possibilità, io l'ho visto di un tenero, di un filosofico eccezionale. Mi sono emozionato. Non lo so, forse perché sarò papà, ma anche Yeyo è papà. Adesso non so, Brix e Simone. No, io non sono papà, no. Però la scelta del villain, fra l'altro, secondo me, il Christian Bale, ovviamente una spanna sopra tutti gli altri a livello recitativo, quella mi ha emozionato tantissimo, perché... E poi, fra l'altro, dirò un'altra cosa su Thor femmina, però adesso voglio dare la parola sul finale a Simone, che non l'ha emozionato, credo. Allora,
Allora, a me il finale è stato un po' troppo veloce, nel senso che abbiamo avuto un terzo atto, uno scontro finale che si è risolto veramente in maniera frettolosa, senza l'enfasi giusta, non ho sentito la minaccia dell'antagonista. È stato bello il momento toccante perché c'è stata una perdita, ma al tempo stesso cioè, la situazione si è risolta in una maniera un pochino più matura. Però il problema è che tutta quella maturità è spuntata un po' all'improvviso, cioè quel volersi bene tra riscoprire l'umanità, no? In questo antagonista è cicciato fuori un po' così a caso perché era finito il tempo e dovevamo chiuderlo. Invece io avrei un piccolo aneddoto su Zeus che non so se avete visto la roba in giro per il web. In realtà all'inizio lui era stato pensato per essere il diavolo. Non era stato pensato per essere Zeus. E se ci fate caso, le sue battute avrebbero avuto molto più senso con quella parte lì. È come se avessero mantenuto lo script da diavolo, però hanno detto no, no, non lo togliamo perché è una figura molto importante, difficile perché per chi ci crede è il male supremo, quindi scherzare per alcuni, ad esempio. Cioè, già il fatto che WandaVision fosse un po' ricollegata a certe cose occulte, a qualcuno può, diciamo, urtare la sensibilità, figurati il diavolo in persona, poteva dare fastidio. Per questo hanno detto, sembra come, manteniamo le stesse battute ma facciamo che Zeus. Però mi vai a rovinare un attore incredibile e mi vai a mettere delle battute che servivano, facevano ridere. Cioè, di base sì, a me mi ha fatto ridere, però ripensando che quello era Zeus e Russell Crowe, mi ci è venuto da piangere. Io penso, ragazzi, che ormai lì detta. Allora, innanzitutto, secondo me, un professionista, perché se no potremmo dire pure che anche Natalie Portman, come mai si è abbassata, tra virgolette, a fare un film Marvel. Però, secondo me, loro da professionisti fanno sia parti serie che parti. Quindi Russell Crowe, se viene chiamato a fare una parte per lui comica, dove prenderà un sacco di soldi, dove ci avrà una marea di visibilità, quindi secondo me è giusto che accetti. No, no, ma accettare è giusto, ma è solo sulla scrittura del personaggio. Cioè, non era Zeus quello. Magari No, nella ma post-credito era Zeus, nella post-credito era Zeus, ma non durante il film. sai cos'è Simone? Che dipende cosa. Che aspettative avevamo noi di quel personaggio lì? Perché noi abbiamo Sì. visto negli anni, abbiamo visto tipo uno Zeus, tipo l'attacco dei Titani, lapsus. Era un grande Zeus. Voilà, cioè Liam tu te lo Neeson. immagini, bravo, Liam Neeson, ecco, te lo immagini magari comunque, sai, serio, padrone cioè, alla fine, re degli dèi, capisci? Te lo mettono, ti fanno questa macchietta che scende le scale col tutù, parla solo di orge, e da te qualcuno ride e fa ridere, ci mancherebbe, le battute fanno ridere, possono anche far ridere, però magari ti aspettavi uno Zeus diverso, è quello che cozza secondo me ovvio che, ovvio che come diceva Francesco, lo chiamano e gli dicono guarda, questo è il copione, zitto e vai, cioè nel senso. Infatti, a me è piaciuto nella scena, prende molta più credibilità, secondo me, a parer mio, nella scena post-credit, quando fa quel discorso, lì è serio, lì è stato sconfitto da Thor e quindi è un po' incazzato, lì mi piace, così mi piace. Che Poi noi poi, abbiamo, comunque noi ragazzi. abbiamo in testa un Russell Crowe gladiatore, cioè alla fine noi c'è quello abbiamo in testa, quindi. E poi ragazzi, immedesimiamoci pure se una persona, cioè, le aspettative sono fondamentali, perché se adesso io ti racconto che cos'è Thor, il personaggio di Thor nei fumetti, e tu non hai mai visto niente del Marvel, dell'MCU, e poi ti faccio vedere il Thor di questo film, tu dici, ma di che stiamo Esatto, parlando? Cioè, questo è un altro esatto, esatto. personaggio. Quindi sì, effettivamente. Ti è piaciuto a te il finale, Yeyo? T'ho detto il finale è meglio del resto del film, certamente, però sono d'accordo sul fatto che è stato molto rapido. Cioè, ti dico una cosa, mio figlio è dovuto andare al bagno. L'ho portato al bagno, sono tornato, quelli erano già amici e stavano per far risuscitare la figlia.
un minuto. Cioè, mi sono accorto, capito? Ok, sì, beh, certo, è stato veloce, sì, forse c'ha ragione Simone. Ragazzi, io penso che invece finalmente hanno risposto dopo... Questa era una domanda che mi facevo da quando fu presentato il film al Comic Con o al D23, adesso non ricordo, penso al Comic Con, quando Kevin Feige presentò il film sul palco e invitò, c'era tutto il cast di tutti i film, invitò Natalie Portman sul palco e gli diede il martello di Thor in mano e disse: ecco a voi la nuova Thor. E lei alzò il martello tutta contenta. E io la prima domanda che mi feci fu: ma perché? A che cosa serviva? A che cosa è servito questo spoiler? Perché sarebbe stato fighissimo non sapere niente, arrivare a Thor Love and Thunder con Natalie Portman che diventava Thor. Alla fine il film risponde perfettamente, e questa pure è un'altra cosa che mi è piaciuta. Il fatto che poi alla fine Natalie Portman ci lascia e credo che non farà più parte dell'MCU per sempre, a meno che non si inventino qualcosa nel Valhalla, come dice la scena dopo i titoli di coda. Però il focus è su Lob, personaggio che non sta in nessun... inventato da zero, non sta in nessun fumetto, e che è la bambina che poi Thor adotta. E a me è piaciuta tantissimo questa cosa. Io ho pensato, da quando l'hanno presentato, io pensavo che Love and Thunder era inteso con il tuono, era lui, e Love, l'amore, il significa l'insieme tra lei e lui. E capire alla fine che Love invece è il nome della bambina e Thunder è Thor, quindi la storia di Korg che lui racconta, che lui narra, si conclude dicendo: ecco, queste parole saranno le avventure di Love and Thunder. A me quella cosa mi è piaciuta tantissimo. Cioè, il finale mi ha ritirato su tutto il film, che poi tutto il film è un po' un Benny Hills, cioè, un po' è comico. Non so se ha fatto pure a voi lo stesso effetto. Sì. No, no, non v'ho convinto, eh. No, ok. No, diciamo, allora, vado io. Allora, inventarsi un personaggio da zero anche a me è piaciuto. A me ci sta benissimo. Anche perché comunque quella sarà, credo, in futuro la Thor dei nuovi Avengers. Nel senso, se vogliamo andare in quella direzione lì, se tutto punta su un film degli Young Avengers, lei sarà Thor. Avrà poi un altro nome, avrà Love, ok, avrà un soprannome, non lo so. Anche perché non possiamo saperlo, perché non abbiamo fumetti su cui ispirarci. Però inventarsi un personaggio da zero e far capire alla fine la chiave di lettura del titolo, anche a me non è dispiaciuto, ecco, voilà, cioè ci sta. Basta solo che Stonebreaker non sia più geloso del martello, poi siamo a posto. Non vi faceva ridere questa cosa? Mi ha Io ho fatto ridere la prima riso volta, poi. perché ogni tanto Sì, spuntava lo Stonebreaker. è il difetto di Waikiki, di quello, di Taika Waititi, quello lì, che te le ripropone ho capito, sì. Fino a che non te stufi. Esatto. Adesso il problema, tra virgolette, problema sarà il futuro, nel senso che Thor ovviamente fa coppia con Lob. Io credo che piano piano andranno a farlo fuori Chris oddio, Sì. come dire, Hemsworth, Lu lui, lui. lui, come Simo? Chris Hemsworth, se non sbaglio. Hemsworth. Credo lo faranno fuori anche perché comunque se non è lui sotto contratto, da adesso in poi nei prossimi film e nei prossimi, penso, 20 anni, sarà sotto contratto la figlia, perché Love è interpretata dalla figlia di Chris. Quindi diciamo che passa il testimone alla grande, cioè mentre Tony Stark e Robert Downey Jr. si è andato con una valanga di soldi, ogni film dove appariva lui diceva: ragazzi, sì, ma firmo se mi date 1 miliardo di dollari, ma come vanno? Voglio 1 miliardo di dollari, punto. Lui se ne sta andando. Ah, invece
Black Widow, che adesso mi sfugge il nome della, dell'attrice, se n'è andata facendo una causa, se, ha litigato con Feige. Vabbè, sì. Ah, Scarlett Johansson, sì. Scarlett sì. Johansson, ha perché gli aveva rubato, sì, hanno fatto, quindi anche lì altri soldi, e invece Chris Hemsworth praticamente si è, ha detto, vabbè, dai, me ne vado io, piano piano, e vi infilo la mia figlia, contratto a se, vita. Secondo me ce lo vediamo ancora abbastanza. Secondo me finché il fisico lo regge, gli permette di, a quel livello lì, di fare quel personaggio, secondo me lui rimane, anche perché non, in altri film non l'ho mai visto tanto bene. Quindi lui ormai sa che da lì puppa e da lì pupperà. Cioè, però prima mi hai... Jackman con Wolverine, che è arrivato per motivi proprio certo, biologici, a non poterlo più fare, perché non ce la faceva più. Prima tu mi hai citato il Thor di Infinity War, cioè come per dire, lì mi è piaciuto. Voilà, a me sì. Cioè, cioè nel senso, volevo quello approfondire perché... Ma mi è venuto in mente, mentre guardavo il film. Allora, lui, in film corali abbiamo un Thor, perché comunque giustamente è un altro regista, cioè lui guarda solo il Thor diretto dai Russo in Infinity War, alla fine è anche comunque in Endgame, sì, ha le sue battutine, ha il suo sketch con i Guardiani, carino, a me è piaciuto, però poi quando si forgia lo Stormbreaker, quando entra nel Wakanda, lì c'è l'entrata più figa della storia, secondo me, con quel Datomi Thanos, è tutta un'altra cosa, lì non è niente di chissà che, però alla fine è un Thor che personalmente vorrei vederlo così. Poi te lo vedi in un film singolo diretto da altri e viene proprio appunto diventa un po' un comico, cioè voilà, nel senso che poi ripeto, lo andrei a rivedere il film, sono sincero, andrei a rivederlo perché non mi è dispiaciuto. I Guardiani, come... Vabbè, io me lo immaginavo che i Guardiani avrebbero fatto solamente un'entratina, così un saluto. Sì, i Guardiani avranno poi il loro film, quindi non era giusto che non intralciassero troppo la... non prendessero troppo la scena. Ci sta. Però è stata un po' una sorta di delusione, perché ho visto un'altra recensione su YouTube che facevano tipo il quizzone, mi hanno fatto notare che i Guardiani loro si dividono perché andavano a cercare altre informazioni su Gore. Quindi in realtà loro stavano combattendo lo stesso nemico. Quindi perché non andarli a richiamare quando sai dove sta Gore e devono andarla ad affrontare? Questa è una cosa che io anche la scorsa settimana non c'era, io non me ne ero accorto effettivamente. Neanche io l'avevo notata. Beh, sicuramente te la chiudono con una battuta nel prossimo loro film, come ha sempre fatto. Secondo me te la risolvono così. Invece, io ti volevo chiedere, a tuo figlio poi quando siete usciti dal cinema non è piaciuto? Con lui che è appassionato di Marvel, si vede tutto? Gli sono piaciuti altri film. Questo di solito quando torna a casa ne parla per giorni. Questo non... No. Questo è da considerare. Riso per il commento, non ho riso per quello che... No. Guardando i soldi. Grande, intanto salutiamo Tea che ci sta seguendo. Grande Tea. Grande. Sì, Grande Tea. Salutiamo anche Ciccino che prima ci ha fatto un saluto. Francesco che ci stava seguendo, ci ha salutato. Ragazzi, io non lo so se volete aggiungere qualcosa su Thor Love and Thunder, io penso che ci siamo. Avete qualcosa da aggiungere, qualche considerazione finale? Qualcosa che vi siete scritti? Addirittura. Vacci no. Preparato, mi sono messo il promemoria, vacci preparato a Fede Waititi su Thor, non avere tante speranze. Ok, sì, va bene, perfetto. Sì. Fra l'altro, ragazzi, vi ricordo che il prossimo film dell'MCU sarà Black Panther Wakanda Forever, che lì fra l'altro io credo che siamo agli sgoccioli per un primo teaser, secondo me adesso il Comic Con lo fa vedere. Ah, bravo Brix, il Comic Con c'è il Comic Con, fanno vedere tutto, qualcosa esce su... ne usciranno, preparatevi, perché al Comic Con che è il 23, dopodomani usciranno un milione di trailer, infatti faremo una serata trailer. No, sarebbe figo.
Posso dire una cosa off topic? Non so se avete visto il trailer del nuovo Dungeons & Dragons dove c'è anche Hugh Grant. C'è, ci sono tutti i più grandi, ci sono dei grandi attori, c'è pure Chris Pratt, quello che ha fatto Steve Trevor. Sono un sacco di attoroni, pensavo che in realtà fossero le live con gli attori all'inizio, che li avessero pagati, però no, stanno succedendo cose interessanti, quindi sì, questo comic ci darà tante sorprese. Prego, torniamo. Io ho visto, invece, oggi ho visto il trailer, questa volta versione estesa, non il teaser della serie House of Dragon, che parte il 22 agosto, spin-off del Trono di Spade. Ragazzi, io ho la pelle d'oca, io attendo più quello che il Signore degli Anelli. A settembre credo esca quello di Prime, serie televisiva pagata 450 milioni, più di un film, quindi pure quella sarà uno spettacolo. Vabbè, io direi di immergerci in Miss Marvel, che ci ha lasciato sicuramente contenti. Allora, io apro così, vi dico la mia sulle serie televisive di Disney Plus. Allora, secondo me, ragazzi, qui c'è, non c'è più un questa è più bella, questa è più brutta, questa è meno bella, la puntata 3 è più bella, no. Secondo me qui c'è un filologico ormai scritto, cioè non è possibile. Nel senso che queste serie di Disney Plus iniziano in un modo, poi c'è una parte centrale dove sembra quasi che i registi inciampano, gli scrittori si addormentino sui fogli, gli sceneggiatori vadano un attimo in ferie. Poi c'è un finale tutto frettoloso. Diciamo che l'excursus è questo per ogni serie uscita fino adesso. Quindi secondo me non è né un errore, né ma questo regista è un... ma come, prima ha fatto un film bellissimo, adesso fa questa chiavica. No, secondo me c'è un filologico molto che secondo me viene rispettato. Le serie televisive devono avere assolutamente un altro tipo di stampo rispetto ai film al cinema. Tu devi essere o un sostenitore delle serie TV o un sostenitore del film, oppure di tutte e due le cose messe insieme, ma devono essere completamente diverse. Non devi assolutamente, secondo me loro fanno questo discorso, non puoi andare al cinema e vedere lo stesso prodotto che vedi a casa e viceversa, deve essere assolutamente diverso. E quindi nelle serie televisive, dato che ci possono un po' giocare, fanno delle pecionate assurde, perché anche in questa serie, che per me è partita benissimo, perché le prime tre puntate sono raccontate benissimo, la storia, la scrittura, la famiglia, lei, un adolescente, un po' come Spider-Man. Poi a un certo punto, a metà stagione, quarta, quinto episodio, ragazzi, io a un certo punto ho detto, ho guardato mio figlio, ho detto, ma che c'è pure mia figlia, mi ha detto, ma che stanno a dire? Cosa cazzo stanno dicendo questi, mi ha detto mia figlia. Cioè, e io gli ho dato ragione, ho detto, non lo so. E il finale riprende. Io do la parola a Simone. Allora, tu avresti ragione tra questa cosa tra serie e film, se non fosse che i Marvel Studio dissero, no, le serie saranno come i film, stessa qualità, stessa cosa, sarà tutto in continuity. E quindi se si fossero stati zitti, avrebbero potuto giocarsela come dici tu, però hanno voluto parlare. Ti dico da, diciamo, quello che si intende di questo settore, le serie, cosa che non dovrebbe essere, ma tutte le serie Disney, non solo Marvel, dici, vabbè, concentriamoci solo su quelle Marvel, però hanno la stessa struttura a livello di sceneggiatura, a livello di macro storia per stagione. Se guardate gli episodi 1 di ogni stagione Marvel, iniziano allo stesso modo, ad esempio la penultima è sempre o un viaggio interiore o un flashback, cioè sono scritte come quando, che ne so, ci sono i pessimi montatori dei matrimoni che hanno già il vabbè, può pure essere, ma con tutto il rispetto per chi fa, ognuno c'è il suo stile, però ad esempio a volte capita che chi monta matrimoni c'ha già il blocco con i tagli, con la musica, e ci inserisce solo i video diversi. Va pure bene per un matrimonio, però non per una serie, non per una struttura che deve essere vista da un pubblico ampio. Cioè, non è una cosa privata.
è una cosa che fruiamo tutti e chi è un pochino più esperto se ne accorge che tu riutilizzi la stessa struttura, è un po' come dire copia però non far vedere che hai copiato e si vede uguale che è la stessa cosa. Una serie non andrebbe scritta così perché ci sono questi problemi di continuità tra episodio e episodio, perché effettivamente gli sceneggiatori sono diversi, molte volte sono diversi pure i registi e molte volte neanche si parlano così tanto. Cioè, chi tiene legato questa cosa è uno showrunner che tiene più o meno in collage tutto quanto. Probabilmente qui non hanno fatto bene il lavoro perché stanno andando veramente di fretta. Vuoi pandemia, vuoi altre cose, però tecnicamente queste serie hanno dei problemi. Scusate, ho parlato pure troppo. No, 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 per carità. No. Brix. Ma... no, fondamentalmente avete detto tutto voi, quindi c'è poco da aggiungere. E... allora, partendo proprio da questa serie qua, nello specifico, concordo. Cioè, quarta e quinta puntata si potevano benissimo... le puoi benissimo saltare. Tu guardi le prime tre, guardi l'ultima... e tu non hai perso pressoché nulla, non hai perso pressoché nulla, perché comunque hanno voluto loro sono partiti con, io adesso non so quanto spoiler posso fare, tutto tu, cioè quindi è stata vista, ok, voilà, loro sono partiti con il discorso di damage control, che sembravano loro i cattivi, poi a un certo punto sono arrivati questi qua che nel giro di due puntate li hanno fatti fuori, cioè, ma si sono fatti senso, fuori, cioè, ragazzi. Sono partiti con la storia del pugnale, dovevano andare a tornare a casa, aiutaci, poi nel giro di mezza puntata neanche, da mamma buona, da famiglia buona, si sono trasformati in perfetti stronzi che volevano a tutti i costi senza avere questo pugnale. No, no, ma è stata veramente confusionaria, ecco. E poi l'ultima puntata si riprende. Comunque certo, anche tutto sto flashback in Pakistan. Ma quindi niente, potevi benissimo, sì. Non serve a niente. Benissimo, raccontare la storia, le tradizioni, come stavi già facendo nelle prime puntate, ambientate a New York, mi stai facendo vedere la moschea, mi stai facendo vedere, anche perché comunque ha dei messaggi bellissimi, perché comunque hanno trattato il discorso molto bene, sono riusciti secondo me assolutamente a non cadere mai in possibili fraintendimenti o comunque, perché comunque il tema è ancora purtroppo tuttora nel 2022 delicato come questa cosa qua, però ci sono riusciti benissimo e non avevi bisogno di farmi vedere 20 minuti di della nonna, della storia che rimane incinta, del treno, cioè tutta roba che guarda te benissimo. Vai, Tea sta dicendo una cosa, leggete il commento che ha fatto perché ha detto una cosa sacrosanta, nel senso che non possiamo ovviamente parlare solo male di questa serie, perché come dicevi pure tu, Brix, le prime tre puntate sono carinissime, sono spiegate bene, sono raccontate bene, lei è un adolescente, tutta la parte teen adolescenziale della scuola, con tutto che non è più il nostro target, però io ero coinvolto, era carino. Certo, non... certo. È come uno Spider-Man, anche i suoi poteri carini come li acquisisce, non... ma c'è un a certo punto c'è una caduta repentina nel fossato e raccontarci qualche altra cosa, poteva essere tranquillamente il villain, potrebbe essere, visto che hai completato con il damage control doveva essere il villain dall'inizio alla fine. Esatto, ma che cosa esatto. Serve i Jin? Quei poteri assurdi in quella puntata del quinto episodio dove c'è un teletrasporto, quella si butta dentro, si suicida, scheletro. Ma che cosa serviva? Non serviva a niente. Io, Valerio, Ieio, dici la tua, che l'hai vista in quattro giorni, come ti è venuto a me? No, ma che ho visto in quattro giorni? Ho visto due puntate sei mesi fa, l'ho saltato la quarta, ma ho capito che non è servita a niente, quindi fa niente. Esatto. E ho rivisto quinta e sesta in due giorni e non ci ho capito niente lo stesso. Quindi, però, ecco, in effetti pure a me è sembrato le prime due, tre carine, poi mi sono perso un attimo, ma io non... Su queste cose purtroppo non riesco a seguire attentamente, perché quando le vedi mentre cucini oppure dai da mangiare quello, non ci si capisce niente. Purtroppo diciamo non ce la faccio. Diciamo che il personaggio, secondo me, alla fine poi è ben riuscito, perché sì. Anche nell'episodio finale i poteri, quello là dell'ingrandimento, secondo me lo rivedremo, è carino un po'. Questo è un personaggio che ha dei poteri enormi, poi, se andiamo a vedere. Certo, è un po'...
problematico il fatto che io quando lei saltava da piattaforma a piattaforma dicevo sì, ho capito che hai questi poteri, ma ci devi avere pure il fiato per fare una corsa del genere, cioè come se facessi una scalinata. Io faccio una scalinata dei 13 scalini e so vabbè, lei non è allenata. Poi non è su, non suda, capito? Dovrebbe grondare un tutore, tipo. Lei non è allenata per niente, anzi, è tutto il contrario. Vabbè, comunque questo ce lo facciamo piacere perché va bene così. Il problema di Miss Marvel è che è stato prima, nel senso che comunque l'avevano bastonata tutti prima di vederla, perché tutti si aspettavano chissà cosa, e comunque e tutti che dicevano, guardate che comunque il personaggio è quello lì, cioè è un'adolescente che viene matta per gli Avengers, vede come una dea Carol Danvers, è quella, c'ha 16 anni, cioè i problemi che abbiamo avuto tutti a 16 anni, quindi le amicizie, i primi amori, la famiglia, quindi non è che potevano fare chissà cosa. Poi, viste le prime due o tre puntate, anche chi aveva bastonato prima di vedere la serie TV si è ricreduto un po', perché comunque l'ha messa su scena anche in modo simpatico, con tutte le scritte che apparivano sui muri, per strada, è stato carino. Molto carino, poi, a livello visivo, sì sì. E poi non so perché loro devono avere sto down di una, due puntate che boh, non lo capì. Cioè, perché comunque alla fine non hai 20 puntate che dici, va bene, ti faccio un intramezzo di due, tre puntate, ti racconto proprio bene come è andato. Non hai 6, cioè non hai 20. Quindi se due te le mangi così, anche... Te ci fa... Appunto... Scusa. Vai. No, dici anche il finale, rischi poi di, come abbiamo visto in passato, di raffazzonare tutto, perché non hai più tempo. Te ci fa una domanda particolare, io credo di aver capito più o meno. Dice, ma vi piace che i doppiatori hanno l'accento pakistano? Forse tu te ti riferisci al fatto che invece di parlare la loro lingua tra di loro, hanno comunque parlano in inglese con l'accento pakistano, credo. Ho letto questa polemica da qualche parte, specialmente nella parte pakistana, dove loro c'era il padre lì, il bisnonno, il trisavoro che andava contro il colonialismo inglese e parlava inglese. Però vabbè, insomma, è un po' come la fatica di Miss Marvel che non sente. Un po' come una cosa cioè a livello narrativo, nel senso che noi li sentiamo un po' in inglese, però loro stanno parlando la loro lingua, anche perché cioè, sarebbe difficile un intero dialogo in pakistano, cioè certo. Comunque la serie Marvel, allora un po' ci ho pensato pure io, però mi sono detto, ma magari al ragazzino che se lo vede, quello un po' più piccolino, farebbe fatica, che poi non è manco una gran scena di supereroi, moglie e marito che stanno litigando. Stile Shang-Chi, fai tutto in cinese con i sottotitoli. Sì, sì, però ecco, vedi, come si chiama? Dio, Shang-Chi, già comunque un po' di cinese c'era. Poi non si capisce perché il padre parli, quando stanno lì, parlino in cinese, però, cioè parlino in inglese. Vabbè. Ma voi dà fastidio? Ma io non no, dopo quello che ho visto con i Jin, non... poteva pure apparire Godzilla che distruggeva il Pakistan, mi sarei fatto andare bene tutto. Ma non più di tanto, perché credo sia proprio nel doppiaggio italiano quello di dare l'accento sì, è vero. Perché comunque sì, noi siamo cresciuti con gente che parla in russo, in spagnolo, cioè alla fine noi non siamo abituati a ti fanno capire da dove vengono. Bravissimo, esatto. Dandoti la sentite, io volevo passare alla parte più cicciosa, scusate. Ma la parte più cicciosa è quella che si vede nel finale. Adesso io non so se Yeyo ci è arrivato. Ci sono arrivato, ma alla parte finale. Parla liberamente, tanto... Ok. Praticamente Bruno, che è l'amico di Miss Marvel in tutta la serie, lui vorrebbe di più, ma lei non ha intenzioni bellicose nei suoi confronti, ma anzi vorrebbe andare con quell'altro, gli dice: guarda, io però ho esaminato bene il tuo DNA, perché qui tutti studenti diventano dei scienziati con premio Nobel, vabbè, però pure questo ci può andare bene. E quindi ho notato che il tuo DNA, i tuoi geni hanno
hanno qualcosa di particolare, hanno una mutazione. Quindi automaticamente Bruno dichiara la nostra Kamala un mutante, e questa è la prima apparizione di un mutante, quindi tra virgolette di un X-Men, dentro l'MCU. Adesso io vorrei sapere un po' da voi come avete preso questa notizione, anche perché non l'hanno presa bene neanche loro, nel senso che, ah, lo sai che sei un mutante? Ah sì? E vabbè, dai, andiamo a bere una birra. Bravo. Non è stato proprio seguito da un going. Come l'avete presa questa notizia? Tutto parte da qua. Come loro. Simo. Allora, effettivamente è stato emozionante non tanto che Kamala sia una mutante, ma che stessero arrivando, cioè questo è il campanello, stanno arrivando gli X-Men nell'MCU, e poi questo ci ha fatto sognare per giorni. Però era molto strano, quando lo sì, io me ne accorgo un po' di cose, no? Cioè questo arriva e sembra come quando il ragazzino sceneggiatore, no? Che si improvvisa sceneggiatore, dice, ah, mettiamo sto particolare. Cioè, sembra proprio un po' la Boris. E se questa fosse una mutante, è così, a caso, de botto. E poi, su internet, c'è la cosa che, lo dicono scherzando gli scrittori, i sceneggiatori, anche la produttrice, ma dice, ah, ma lo sapete che all'inizio non era programmato, ma questa cosa ci emozionava troppo e quindi l'abbiamo messa. E ragazzi, non era programmato e si vedeva, perché all'inizio della storia non fa nessun riferimento, e per correttezza tu devi dire i tuoi poteri vengono da dentro di te, però c'è ancora qualcosa che devo capire. Cioè tu, Bruno, mi devi dare l'input che non abbia capito un dettaglio, invece lì era sicuro, guarda, tu c'hai questa tua energia, poi arrivano quelli e dicono tu sei un djinn. Cioè a livello proprio di sceneggiatura, se tu non mi dai degli indizi, è un errore il fatto che tu dopo mi cambi le carte in tavola, perché sì, non funziona così. Ti toglie quella sensazione, quella simulazione della realtà. Tu, anche inconsciamente, lo devi preparare, come si chiama, lo spettatore. Se fa un esempio con Watchmen, di Zack Snyder, che mo ne ha fatte tante, non parliamo di quello. Però se tu ti guardi la prima volta Watchmen, dici, ok, c'hai tutti i colpi di scena. Se ti riguardi il film, tu ti rendi conto che ti dava la soluzione già dall'inizio e dici, mazza, come era scritto bene, io non me ne sono reso conto. È così che si scrive una storia, non come loro che sei un djinn e no, adesso sei un djinn ma mutante, e così non va tanto bene. Ma infatti questa è sempre la responsabilità di quel momento in mezzo alla serie che ha distrutto tutto. Allora, aspetta, volevo fare un attimo una parentesi. Se puta caso ci cassano la live, la rifaccio ripartire subito, perché abbiamo altre cose da dire e questo Instagram poi ci mette fretta e non mi va. Quindi okay. In caso la rifaccio ripartire e vi riaggiungete subito. Okay. Dicevi, Brix? Allora, secondo me è stata una grandissima paraculata, ma gigante. ma perché? Perché loro dicono, con questa battuta qua, con il riff di chitarra sotto, tu quella è diventata la serie più figa che abbia mai tirato fuori, perché loro ti dicono gli X-Men sono arrivati, perché comunque lui poteva anche solo dire mutazione, qualcuno storceva il naso, nascevano le teorie, ma con quel jingle di chitarra sotto, che è la schitarrata della serie TV, della serie animata del 97, è quella lì, apriti cielo. E secondo me è paraculata proprio come dicevi tu, per togliersi di mezzo quella storia di Jean. Che secondo me, arrivati a quel punto lì, hanno visto che l'hanno fatta nascere, crescere, morire senza un perché, hanno detto, ma sai che c'è? Noi non tiriamo fuori gli inumani, che andiamo solo a creare confusione, perché tiri fuori gli inumani, poi avresti tirato fuori poi magari tra anni di X-Men, è un casino. Dico, gli inumani noi non ce ne frega nulla, li abbiamo visti in Spider, abbiamo visto Black Bolt, ma quello è un altro diverso, quello non c'entra nulla. E noi ci mettiamo questa bellissima paraculata che salva gli episodi prima, perché comunque, e fa impazzire la rete, perché dice ok, adesso cambia tutto. E comunque alla faccia che le serie TV non servivano poi ai film, perché adesso voglio proprio vedere come vanno avanti, perché sì, sono completamente d'accordo con voi su tutti e due i fronti. Questa rivelazione pure io l'ho presa subito come sì, no, ho guardato mia figlia, abbiamo fatto No,
però effettivamente sì, è un insieme di tutte e due le cose dei vostri, di quello che avete detto. Mi piace, adesso mi piace vedere come li tireranno fuori piano piano, e soprattutto come li tireranno fuori, cioè questo fattore mutante a lei deriva dal bracciale, dal suo essere Jean. Sì, esatto, anche perché comunque non, inizialmente si diceva, ok, con la stessione dei multiversi, se li vanno a prendere da un altro universo e ti dicono... Però ancora non arrivano. Però adesso lei comunque non è di un altro universo, lei è di questo universo qui, devi spiegarmi perché al gene mutante, al gene X. Anche perché Bruno fa riferimento a un qualcosa che ha studiato prima di quel fatto in Pakistan, del treno, eccetera, quindi... In realtà non c'entra niente neanche quel viaggio lì. Allora, te ci chiedeva una cosa interessante. Ci chiedeva... Aspetta che lo riprendo. Della scena post-credit. Esatto. Se gli spieghiamo la scena con Captain Marvel. Allora, io credo che ci sia soltanto una motivazione. Loro si scambiano di posto, perché è proprio uno switch. Si scambiano di posto perché nel film The Marvels, che stanno girando o che hanno praticamente finito, che uscirà il prossimo anno, loro saranno insieme nel film. Esatto. E ci sarà pure Monica Rambeau, quindi credo che sia tutto là. Non so se Simone c'ha qualche notizia in più. No, in realtà su questa cosa no. E sulla lettura del film, cioè di questa post-credit, come dici tu, certo che è stata proprio chiamata la Larson, senti, mettiti un attimo un costume, ma ci mancano le maniche, fa niente, dai, butta là, capito? Cioè, sì, però io voglio 10 milioni, va bene, dai, 10. ma tu vai là, fai che è un po' la stordita e poi dici no, non può essere. Io prendo 10 milioni apposta, va bene, dai. Vabbè, che l'avremo visto. No, ma si vede che si vede che l'hanno proprio buttata lì a caso. Senso. Sì, ma sì, perché comunque era il segreto di Pulcinella che l'avremmo vista, quindi ci sta. E così nel mentre ti fanno il collegamento a The Marvels. Adesso in The Marvels capiremo dove era Carol Danvers prima di arrivare nella camera di Kamala e dove è finita Kamala soprattutto. Anche perché Carol Danvers, l'ultima volta che l'abbiamo vista, scappava da Shang-Chi che succedeva qualcosa e doveva andare via di corsa. Esatto, sì. Esatto, bravo, è vero. E credo che un po' sarà unita a tutto questo. E anche ragazzi, i bracciali, secondo me, saranno uniti agli anelli di Shang-Chi. Cioè, alla fine anche... sembra tutto una... Bravo Brix, hai detto una cosa giusta, perché in una scena del quinto episodio o del quarto, che a tutti è piaciuto tantissimo, si vede dall'alto i 10 anelli con esatto, il simbolo sì. dei 10 anelli, però sti anelli non escono fuori, santa me. Io pensavo già che negli Eterni, quando utilizzavano quegli anelli per già quello fosse un collegamento a Shang-Chi e 10 anelli, invece poi non dicono niente. Qui c'è un riferimento totale ai 10 anelli di Shang-Chi. E poi in Shang-Chi questo anello sta facendo qualcosa, questo bravissimo. Sta facendo qualcosa, chiamando qualcuno, quello sarà un qualcosa per i Young Avengers, come hai detto tu. Bisogna vedere un attimino come uniranno i puntini, come vorranno unirli. Ragazzi, io credo che ci siamo, dai, abbiamo completato, non serve un'altra diretta. Allora, ho sicuramente il tempo di salutarvi, un saluto a Brix! Grazie Francesco, grazie ragazzi, e quando volete, alla prossima. Simone Mindward! È stato bellissimo parlare del tortellone insieme a voi e di Miss Marvel, e è sempre bello stare con voi e passare questa retta in tranquillità. Grazie Simo e grazie anche a Yeyo! Grazie. Elementari, a te, superiori insieme! Sì, adesso pure qui. Anche se per metà sono stato inutile, non ti libererai mai di me, ti troverò ovunque tu scapperai. Ok, ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte, ci vediamo alla prossima settimana. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.